Eccoci su Sicilia24, ben ritrovati, apriamo questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia parlando di migranti e purtroppo è un'altra tragica notizia. C'erano anche le salme di due gemellini di circa un mese fra i migranti, complessivamente 60, soccorsi dalla motovedetta della Guardia Costiera al largo di Lampedusa. I piccoli, un maschietto e una femminuccia, sono morti durante la traversata perché erano sotto peso. Stando a quanto riferito dagli stessi genitori, i bambini erano in cura in Tunisia. Forse i genitori speravano che in Italia sarebbero stati aiutati e salvati con apposite cure. Ed è per farli curare che la madre e il padre dei due fratellini sono partiti lo stesso, ma i neonati non sono riusciti ad arrivare a Lampedusa. Il decesso, stando a quanto ricostruito dagli stessi genitori e dagli altri migranti stipati sul barcone, è avvenuto alle ore 3 di ieri, praticamente a 23 ore dopo la partenza. Ed ora invece cambiamo argomento, ci spostiamo nel Trapanese a Valderice, dove due persone sono state arrestate, erano state entrambe invitate a una cena ma hanno ricambiato rubando una bici elettrica e dandosi alla fuga. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Valderice e della sezione radiomobile della compagnia di Trapani hanno arrestato per il reato di furto in abitazione in concorso due soggetti, un uomo e una donna, presunti responsabili del furto di una bicicletta elettrica all'interno di un'abitazione. L'uomo classe 84 senza fissa dimora e la donna di 50 anni domiciliata presso una comunità del Trapanese Dopo aver trascorso la serata a casa della vittima, dove saltuariamente i due eseguivano lavori domestici e che gentilmente li aveva invitati a cena, avrebbero trafugato una bicicletta elettrica dal garage, allontanandosi in direzione Trapani. Accortosi della mancanza del mezzo, l'uomo ha dato l'allarme alla centrale operativa dei carabinieri. Al termine di una scrupolosa ricerca eseguita sia sul territorio di Valderice che su Trapani, i carabinieri hanno intercettato i due soggetti a bordo proprio del velocipide asportato poco prima. A entrambi gli arrestati, a seguito dell'udienza di Convalida, è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Per l'uomo è stato disposto anche l'obbligo di dimora nel comune di Trapani, mentre la bicicletta è stata prontamente restituita alla vente diritto. Restiamo nel Trapanese, ma da Valderice ci spostiamo virtualmente a Petrosino e parliamo, in questo caso, di spaccio di sostanze stupefacenti con i carabinieri che hanno effettuato un arresto e una denuncia. Vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Marsala hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un giovane classe 2000. Insospettiti dal continuo andirivieni da un'abitazione ubicata a Petrosino. Di persone di ogni età che sostavano solo pochi minuti, i carabinieri hanno proceduto a eseguire una perquisizione domiciliare con il 22enne che sarebbe stato trovato in possesso di circa 135 grammi di marijuana suddivisi in 92 dosi e di un bilancino di precisione oltre al materiale per il confezionamento. Nel medesimo contesto operativo, volto al contrasto dello spaccio di stupefacenti nello stesso territorio di Petrosino, i carabinieri della locale stazione hanno deferito all'autorità giudiziaria un minorenne il quale sottoposto a perquisizione personale sarebbe stato sorpreso a detenere circa 35 grammi di marijuana suddivisa in dosi, celata nella tasca dei pantaloni. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro, mentre il 22enne, a seguito di udienza di convalida, è stato posto in libertà. Ed ora a Palermo, per parlare di una nuova aggressione avvenuta all'interno di un ospedale della città. Un ventenne, infatti, che voleva entrare a tutti i costi per vedere il cugino rimasto ferito in un incidente stradale, ha aggredito un vigilante al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo. I medici avevano acconsentito all'ingresso della madre del paziente, ma il giovane, che come detto pretendeva di entrare, Dopo essersi scagliato contro la guardia giurata, ha pure minacciato di distruggere il pronto soccorso, inveendo contro dottori e infermieri. I carabinieri, che in quel momento si trovavano proprio all'ospedale Villa Sofia, hanno tratto in arresto il ventenne, ponendolo poi ai domiciliari. Restiamo a Palermo, cambiamo argomento, ma continuiamo a parlare di cronaca. Con i carabinieri della stazione di Palermo Centro che nell'ambito di un servizio mirato al contrasto dei reati predatori hanno tratto in arresto due persone con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. I militari sono riusciti a bloccare i due uomini, entrambi 46enni ed entrambi di Palermo, mentre in via Mariano Stabile stavano forzando il blocca sterzo di una moto di grossa cilindrata, regolarmente parcheggiata in strada, ovviamente nel tentativo di rubarla. L'arresto dei due 46enni è stato poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Palermo, che ha disposto l'applicazione delle misure cautelari dell'obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia giudiziaria, mentre il veicolo, la moto di grossa cilindrata, è stato ovviamente riconsegnato al legittimo proprietario. Ancora una notizia da Palermo, ma cambiamo nuovamente argomento. Un uomo è stato beccato dalla Guardia di Finanza. Dichiarava infatti di essere separato dalla moglie, ma soltanto per intascare l'assegno sociale. Come detto, è stato beccato dai finanzieri. Vediamo il servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d'urgenza per un valore complessivo di oltre 28 mila euro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nei confronti di un uomo che avrebbe percepito indebitamente l'assegno sociale dal 2018 al 2022 pur non avendone diritto. In particolare gli investigatori hanno individuato un soggetto che avrebbe attestato falsamente all'ente erogatore di essere residente nel comune di Campo Felice di Roccella, e di essere separato dalla moglie, peraltro dipendente della pubblica amministrazione e percettore di redditi superiori al limite previsto dalla normativa di riferimento, e così avrebbe indebitamente percepito il beneficio dell'assegno sociale, in quanto nei fatti mai allontanatosi dall'abitazione coniugale di Monreale, dove è risultato stabilmente convivere con l'intero nucleo familiare. Per tale motivo il suddetto è stato deferito alla Procura della Repubblica di Palermo. Per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato. A esito degli accertamenti economico-patrimoniali sviluppati dai finanzieri, inoltre, la medesima autorità giudiziaria ha disposto in via di urgenza il sequestro nella forma diretta e per equivalente, finalizzato alla confisca dei beni e della disponibilità finanziaria per il valore del profitto illecito del reato contestato. Pertanto, le fiamme gialle di Cefalù hanno sottoposto a sequestro le disponibilità finanziarie del soggetto rinvenute su di un conto corrente nonché un appezzamento di terreno agricolo sito nel comune di Campo Felice di Roccella in provincia di Palermo. Due invece gli arresti effettuati dai carabinieri. A Vittoria, siamo nel Ragusano, un arresto per furto di energia elettrica, l'altro invece per spaccio di eroina. I dettagli nel servizio. Prosegue l'attività di contrasto ai reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, anche con l'impiego di unità cinofile specificatamente addestrate per la ricerca di droga. In particolare, i militari della stazione di Scoglitti, coadiuvati dai carabinieri del nucleo cinofili di Nicolosi, durante un'attività di controllo straordinario del territorio, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l'abitazione di un soggetto classe 76, durante la quale sono riusciti a rinvenire occultato all'interno di un artefatto del muro perimetrale. Un barattolino per compresse effervescenti contenente numerose dosi di eroina già confezionate e suddivise per una rapida cessione a potenziali consumatori. Da ulteriori e approfonditi accertamenti è emerso che l'abitazione era servita di energia elettrica, sebbene l'interruttore generale del contatore risultasse completamente abbassato. Pertanto, i carabinieri insospettiti da tale anomalia hanno provveduto ad interessare personale tecnico dell'Enel, che con propri misuratori ha constatato la manomissione e alterazione dell'impianto di fornitura di energia elettrica mediante un illecito cablaggio di cavi, nonostante tale fornitura all'abitazione risultasse non attiva da anni. I militari hanno quindi sequestrato la sostanza stupefacente e i cavi elettrici utilizzati per realizzare l'allaccio abusivo all'impianto elettrico e hanno proceduto all'arresto dell'uomo in flagranza per furto aggravato di energia elettrica e detenzione di eroina e fini di spaccio, ponendolo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Parliamo adesso di un furto avvenuto invece in un centro commerciale di Gravina di Catania. Per questo furto è stata... Tratta in arresto una giovane donna. Vediamo il servizio. I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato in flagranza per furto aggravato una 23enne rumena. A riguardo i militari dell'arma sono intervenuti presso un centro commerciale ubicato nel territorio del comune di Gravina di Catania, dove era stato segnalato un furto in atto presso una rivendita di generi alimentari. Giunti sul posto, i carabinieri hanno quindi preso contatti con il responsabile del centro commerciale, monitorando insieme all'operatore della sala monitor dell'istituto di vigilanza i movimenti sospetti di una donna. Quest'ultima, con al seguito un carrello e una sacca molto capiente sul braccio, dopo essersi furtivamente aggirata tra gli scaffali, soffermandosi maggiormente nel settore delle bevande, aveva nascosto nella borsa diverse bottiglie di superalcolici. I militari a quel punto si sono subito recati presso il negozio interessato, bloccando la giovane che aveva già oltrepassato con nonchalance le casse senza pagare nulla. La donna, identificata per la 23enne messa davanti all'evidenza dei fatti, ha ammesso di aver sottratto dall'attività commerciale della merce consegnando ben 13 bottiglie di liquori del valore complessivo di circa 300 euro restituite al titolare del negozio. Ed ora invece a Catania, dove i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio deposito di armi, munizioni e droga. Il fatto è avvenuto nel quartiere Librino e c'è anche una persona arrestata. Vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo investigativo di Catania, squadra Lupi, sono stati impegnati in un servizio volto al contrasto dei reati connessi al mercato clandestino delle armi da sparo e al traffico illecito di sostanze stupefacenti nel quartiere Librino, nell'ambito del quale hanno arrestato in flagranza per detenzione illegale di armi e munizioni un 35enne catanese già noto alle forze dell'ordine. Nella circostanza, a seguito di un'articolata attività info-investigativa, i carabinieri si sono recati in Viale Moncada, dove al loro arrivo si sono insospettiti per l'atteggiamento di due giovani che stazionavano all'esterno di una palazzina e che, alla vista dei militari, hanno cercato di dileguarsi a piedi. Tuttavia, gli operanti li hanno bloccati tempestivamente e li hanno sottoposti a perquisizione. Rinvenendo nella cinta dei pantaloni del 35enne un revolver Franchi con caricatore inserito contenente 9 colpi calibro 38 Special e recante matricola non censita. Pertanto, nel medesimo contesto, i militari hanno effettuato una serie di ispezioni nella zona dove erano stati notati sostare i due giovani, con particolare attenzione alle aree comuni fino a quando. La loro attenzione è stata destata da un locale chiuso da una porta in ferro completamente arrugginita. Che però era chiuso con un catenaccio e lucchetto che apparivano in ottimo stato, facendo così ipotizzare che il luogo fosse utilizzato. Si trattava di un locale destinato alla raccolta dei terminali della rete fognaria di due scale di una stessa palazzina. Al suo interno, i militari hanno rinvenuto cinque fucili da caccia, di cui tre cosiddetti a canne mozze poiché artigianalmente modificati, una pistola mitragliatrice di provenienza cecoslovacca, una pistola modello Glock modificata, 352 munizioni di vario calibro, circa 6 kg di hashish suddivisi in panetti, un giubbotto antiproiettili, un lampeggiante blu per auto, vari kit per la pulizia delle armi e svariato materiale per travisamento, tra cui scardacollo e guanti in pile. Tutto il materiale illecito trovato in vari borsoni e buste è stato sequestrato per poi essere sottoposto ad esami di laboratorio al fine di risalire a chi ne avesse avuto la disponibilità e se l'armamento sia già stato utilizzato in episodi delittuosi. Il 35enne quindi è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto e disposto la misura della custodia cautelare presso il carcere catanese di Piazza Lanza. Ci fermiamo qui, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia.